Seduta calda in Aula Rossa per la Giunta Doria, tra le contestazioni dei No TAV e le richieste dei dipendenti comunali. I lavori per il terzo valico partiranno a fine luglio, assicura l'assessore regionale Paita, ma si discute su entità e rateazione dei finanziamenti. Consiglio comunale infuocato questo pomeriggio a Genova, con le contestazioni dei dipendenti di Palazzo Tursi e dei No TAV. Andrea Marotta. I primi ad arrivare a Tursi sono i dipendenti comunali. Contestano il sindaco Doria per non essere mai stati ricevuti sulle loro vertenze negli ultimi 9 mesi. Ma a entrare per primi in Sala Rossa sono i Notav. Si discute del terzo valico. Il governo ha dirottato altrove i finanziamenti necessari all'opera. Si chiudono le porte e i dipendenti comunali restano così rumorosamente fuori. Dentro però non si è da meno. Il consigliere 5 Stelle Boccaccio raccoglie applausi quando rifiuta di togliere la bandiera dei Notav. Il presidente Guerello gli farà cambiare presto idea. La seduta viene interrotta 2 volte. Declamazioni, spintoni, cori, insulti e proteste dei manifestanti verso la giunta. Prendini, voi anche questi! Ricomposto l'ordine sul tema, si delinea attorno a Marco Doria una maggioranza simile a quella del governo Letta. PD e PDL più la Lega, con Sinistra e Libertà e 5 Stelle a ribadire che altre opere ferroviarie o interventi sulle energie rinnovabili darebbero a Genova più lavoro e più servizi. Esaurita in 2 ore la discussione, senza un voto né una mozione, i capigruppo ricevono i pazientissimi dipendenti comunali che protestano contro il mancato preavviso su mobilità interna, nuove esternalizzazioni, l'esodo forzato di 70 lavoratori vicino alla pensione, comportamenti antisindacali e irrispettosi, dicono, di un sindaco che poneva la dignità dei dipendenti comunali al centro del suo programma. I consiglieri ascoltano senza replicare, ne discuteranno giovedì in commissione. E oggi sul terzo valico si è tenuta una seduta monotematica in consiglio regionale. Sentiamo Emanuela Pericu. Certezze sui tempi e sui fondi del terzo valico, questa è la richiesta avanzata al governo dal Consiglio regionale con 2 documenti del centrodestra e del centrosinistra approvati all'unanimità. Qualsiasi modifica, ha detto l'Assemblea, sarebbe inaccettabile. Una posizione compatta, come aveva chiesto anche l'assessore Paita all'inizio della seduta monotematica sul terzo valico. Anche SEL ha votato a favore, ha sottolineato il presidente Burlando, che ha indicato come un gesto positivo l'assenza dei 2 consiglieri di federazione della sinistra, che ha permesso di mandare un messaggio unitario al governo. I lavori partiranno a fine luglio, ha illustrato l'assessore Paita in consiglio. I cantieri sono già pronti e i siti per lo smaltimento dello smarino individuati. Manca solo la riapprovazione del piano di utilizzo delle terre previsto da una nuova normativa. Ma la vera preoccupazione è la mancata certezza del finanziamento dopo la decisione del governo di destinare altrove i soldi del terzo valico e di rimettere poi a disposizione risorse solo a partire dal 2015. 2 i punti che non lasciano tranquilli. Innanzitutto non è chiaro l'ammontare del finanziamento. Nel 1,2 miliardi indicato è compreso anche il progetto del Brennero, ma non è specificato quanto spetti all'uno e quanto all'altro progetto. In secondo luogo, i tempi, rate da 120 milioni all'anno per 10 anni, ma sottolinea il presidente Burlando, i lavori del secondo lotto non dureranno così a lungo, ci sarà quindi il problema di pagare le opere in corso. Già richiesto quindi un incontro con il ministro Lupi, che avverrà tra questa e la prossima settimana. E ad Ermanforte alla Liguria i presidenti di Piemonte e Liguria, Lombardia, Cota e Maroni, che hanno scritto 2 lettere al governo per sollecitare il mantenimento dei finanziamenti al terzo valico. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale il capogruppo della Lega Nord Liguria, Francesco Bruzzone.